Buonasera, buonasera dalla libreria Salvemini. Abbiamo qui stasera Jacopo e Paola di Chacruna Way Living, mi sembra che si pronunci così. E ci raccontano, oltre al libro che qui vedete esposto e che da stasera è disponibile in libreria, ci raccontano una loro esperienza particolare, in questa esperienza mistica vissuta in prima persona nelle Ande peruviane. Ovviamente Jacopo che è qui e Lorenzo che appunto ci darà una testimonianza tramite video perché vive in Perù. È un viaggio in questa valle mistica degli Inca, una valle sacra, è un ambito molto particolare che alla Libreria Salvemini sta a cuore perché oltre a loro abbiamo, come ho già anticipato a loro prima della presentazione di ora, abbiamo da tempo instaurato rapporti anche con sciamani Inca Keros, quindi ci hanno parlato dei cerchi di guarigione, delle iniziazioni e tutto quello che riguarda anche cose particolari. Qui mi addentro un secondo solo per far conoscere a chi non sa cose particolari che sono irripetibili nel mondo. Parlo ad esempio delle mura di Cuzco, no? Dove chi è stato ha visto delle pietre di tonnellate che sono a incastro come in un puzzle. Un incastro che sarebbe impossibile anche da fare con le macchine odierne. E quindi questo è un qualcosa che per noi è misterioso, ma per alcuni Inca, per alcune tradizioni Inca forse non lo è. È una particolarità che appunto mi è sempre rimasta impressa e della quale ho sempre parlato con la persona che avete conosciuto poco fa. E niente, vi lascio la parola così almeno parliamo di questo libro. E chi non è presente stasera avrà modo di vederlo su YouTube, sul nostro canale, quindi come tutti gli altri, va bene? Quindi grazie, grazie di Grazie, essere venuti qua, grazie. grazie a Paola, a Jacopo e a Lorenzo che ci vede da lontano, cioè comunque ci guarderà da lontano con la presentazione differita. Grazie, grazie a Francesco che è appena arrivato e che poi lo chiameremo a intervenire. Ciao, grazie Francesco. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Io c'entro poco, purtroppo non sono stata direttamente. Insomma, di persona ancora in Perù e Anche io c'entro poco, eh. c'entro poco, non sono neanche l'autrice del libro, quindi No, lei mi c'entra vedrete che perché ha cosa ci fatto sto a tutto fare. l'editing del libro, quindi l'abbiamo Ecco. fatta centrare. Mi hanno fatto centrare perché ho dato una mano, diciamo, un po' a correggere questo meraviglioso libro che ho avuto veramente, per me è stato un onore poterlo correggere e averlo letto 4 volte, penso. Quindi, insomma, ecco, è per questo che sono qui, perché ci tengo particolarmente. Io ho conosciuto Jacopo e Lorenzo qualche anno fa, non mi ricordo se prima o dopo il Covid, però vabbè, insomma, qualche anno fa, per una presentazione a cui partecipai del primo libro scritto da Lorenzo. Che lo trovate lì sul tavolino, che è La mia quarantena nella giungla, da cui diciamo nasce un po' questa, io la chiamo la trilogia, che poi no, non è una vera trilogia, ma comunque sono libri collegati tra di loro. E quindi niente, si è instaurato questo rapporto, scusa, questo rapporto di amicizia molto bello e mi è capitato appunto anche di correggere il loro secondo libro, che era quello degli ecovillaggi, che è connesso un po' col primo, perché il primo, diciamo, è un po' l'esperienza che riporta Lorenzo nella fase proprio pre-Covid, in cui lui era a Panama, a un festival, completamente sconnesso dal mondo e stava succedendo quello che conosciamo tutti, no? Il famoso lockdown. E pertanto questa esperienza l'ha portato a vivere appunto in un ecovillaggio a Panama, perché non è potuto rientrare né in Italia né in Perù, dove attualmente lui è residente, insomma, cittadino e vive. E da lì appunto nacque questa scoperta, no, di questi ecovillaggi, di questo nuovo modo di vivere, questo nuovo mondo un po' diverso da quello in cui stavamo vivendo noi. Che insomma ci imponeva determinate regole e restrizioni,
E invece lui aveva vissuto in questo ecovillaggio a Panama, in una giungla, e da lì nasce un po' le sue ispirazioni, no? Questa nuova umanità, questo nuovo mondo da cui nasce il primo libro. E mentre te eri a Bali, se non sbaglio, sempre in una dimensione comunitaria. E quindi una volta poi che sono potuti entrambi rientrare in Italia, loro hanno un'agenzia di viaggi mistici e quindi insomma, tendenzialmente viaggiavano, organizzavano viaggi nel mondo, non potendo appunto organizzare questo tipo di viaggi, dice che facciamo, no? Alla fine, insomma, abbiamo avuto queste esperienze comunitarie, perché no andare a scoprire che cosa succede in Italia in queste, come si chiamano, ecovillaggi, appunto dove si vivono esperienze un po' parallele, no? A quello che stavamo vivendo noi. E quindi da lì è nato questa ricerca di viaggio tra gli ecovillaggi italiani che hanno poi documentato e raccolto tante esperienze sia di chi ci vive, di persone che hanno scritto con loro il libro, perché era il secondo libro appunto di Vivi gli ecovillaggi d'Italia, scritto da 33 persone, e hanno cominciato appunto a buttare appunto queste esperienze e a raccoglierle dentro un libro. E da lì che cosa succede? Succede che poi a un certo punto erano a un ritiro per un ultimo dell'anno, tutti un po' che eravate malati, che dovevano consegnare questo libro, e io mi sono offerta e ho detto: se avete bisogno vi aiuto a correggere qualche capitolo. E da lì praticamente è partita questa collaborazione. Io ho corretto anche il libro degli ecovillaggi e poi si sono affezionati e mi hanno fatto correggere anche questo del Perù. Quindi ecco, per questo è un po' il motivo per cui sono qui. E la connessione, diciamo, poi con tra i libri, no? Diciamo, è un po' questa nuova visione, questo nuovo modo, questo nuovo mondo, questo mondo comunitario connesso alla persona, a quello che alla terra. A quello che sono veramente poi i bisogni, no? Di stare insieme, che esulano un po' da tutte queste restrizioni che ci hanno un po' travolto, nemmeno coinvolto, proprio travolto. E da lì poi è nato anche un po'. Ora, questo libro in realtà era già diciamo in concepimento da prima, immagino, insomma, sono tanti anni che ci si dedicano a raccogliere queste testimonianze, perché Lorenzo vive in Perù in pianta stabile ormai da qualche anno, e loro con la compagnia Chacruna, diciamo, fanno da tanti anni questi viaggi mistici in Perù, e lì hanno conosciuto questi popoli, i Queros, popoli delle Ande, di questa valle sacra, da cui hanno tratto tanti insegnamenti, hanno conosciuto tanti curanderos, tanti sciamani del luogo, e anche lì hanno raccolto un po' le loro testimonianze, i loro insegnamenti, e hanno deciso poi di, come dire, di portarli nel mondo, no? Attraverso questo libro. E anche un po' la loro esperienza, che ora ovviamente vi racconterà Jacopo, di come si sono conosciuti, di quello che li ha portati a far nascere questa agenzia di viaggi mistici e di quello che poi li ha portati anche in questa terra del Perù, che poi, insomma, ecco, vi racconterà. Ciao! Ciao Ciao. Annalisa, benvenuto. Insomma, che ora vi racconterà un po' Jacopo. Quindi, ecco, diciamo, io sono qui di sostegno proprio perché conosco sia loro che questo meraviglioso libro vi invito veramente a leggere, perché è molto prezioso, molto semplice anche a livello proprio di, diciamo, per entrare, ecco, in questo tipo di dimensione. È, diciamo, veramente un passepartout molto, molto semplice alla portata di tutti, per entrare nella loro cultura, nel loro modo di vivere, nei loro insegnamenti che sono così profondi e così semplici, che veramente spiazzano dalla semplicità, e dici: veramente tutto qui, no? E invece c'è una profondità dietro pazzesca. E poi vabbè, vi leggerò se possibile, qualche riga del libro, proprio per farvi capire quello che sto dicendo, insomma. Grazie, Passo la grazie parola, Paola, grazie. grazie.
Sì, il Perù è una chiamata, cioè quando si arriva in Perù è sempre, chi ci è arrivato è sempre per una chiamata e per me è stata una chiamata molto forte. Adesso vi racconto come sono arrivato al Perù, che abbiamo chiamato il Perù visionario, perché lo chiamiamo Perù visionario. E quello che vivremo in quest'oretta insieme è un po' un viaggio, no? Viaggiare in vari modi in connessione con l'energia del Perù, che è un'energia molto forte. È un'energia molto trasformativa perché lì si mantiene viva una tradizione molto antica che, nonostante la conquista degli spagnoli, comunque è rimasta tra le Ande grazie agli Apu, ai sacri signori, che sono proprio gli Apu delle Ande, le montagne sacre, e grazie anche all'Amazzonia. Okay? Cose che, per esempio, i messicani, i mescica, i Maya non hanno potuto avere perché era un terreno piatto il loro, invece nella zona amazzonica, nella zona andina, è rimasta viva una tradizione che in qualche modo ci porta oggi all'essere umano di oggi, soprattutto all'essere umano occidentale, un messaggio di speranza, un messaggio di evoluzione. Quindi andremo a vedere quella che è la profezia che questi maestri Keros ci chiedono di portare in Europa. Una grande speranza per il mondo. Andremo a vedere anche alcune pratiche che vivono loro e che si stanno diffondendo anche da noi. E poi vi racconterò anche un po' la mia esperienza. E ci saranno anche due piccoli momenti musicali. Il primo mio, da amatore, amante della musica medicina, quindi vi chiederò di chiudere gli occhi, di vivere con me un piccolo momento di musica medicina che mi hanno trasferito questi maestri curandero, per entrare nella vibrazione della cura sciamanica, soprattutto nella zona amazzonica. E poi avremo un professionista che ci farà una canzone, che ha detto che ha preparato una canzone che non vedo da qualche anno e che ora non guardo, e che sono molto felice che è qui, quindi grazie. Bene, come sono arrivato al Perù? Allora, devo dire che tutto è partito un po' da Firenze. Io sono nato a Urbino, ma ho una zia che ha studiato a Firenze medicina, che adesso vive a San Diego, è una dottoressa un po' sciamana, un po' strana, che quando io studiavo a Pisa, cinema, mi invitava e faceva delle pratiche strane, andine. Io dicevo, insomma, venendo da una famiglia fortemente cattolica, dicevo: zia, ma cosa stai facendo? Ok? E lei, invitandomi in questi suoi salotti, dove faceva delle pratiche molto belle, mi ha veramente acceso qualcosa dentro, perché durante quei momenti mi faceva capire, diciamo, l'importanza di coltivare dentro di me una parte, che era una parte profonda, una parte intima, una parte legata alla spiritualità che è connessa al tutto. Quindi le domande fondamentali, no? Perché sono qui? Perché vivo qui ora? Qual è la mia missione nel mondo? Se c'è una mia missione nel mondo. E mi invitò a un certo punto a una cerimonia sciamanica tenuta da un curandero peruviano, di un po' che viveva tra il Messico e il Perù. E io gli dissi: sì, ma che cerimonia è? Tu fidati e vieni. Sì, ma io ho bisogno di capire, spiegami. No, no, ma tu vieni. Sì, ma che c'è? Zitto e vieni. Vabbè, allora a quel punto io sono andato con lei a fare questa cerimonia, avevo 21 anni, era il 2003, e quella cerimonia mi cambiò la vita. Perché durante quella cerimonia sentii una connessione con un superamento, diciamo, del mio ego, dell'io. A volte ci sentiamo separati dalla realtà, no? Dalla natura. In realtà siamo un tutt'uno con la natura. Questo ce lo insegnano sia i maestri dell'Oriente che i maestri, appunto, sulle Ande e in Amazzonia. E quell'esperienza, io non ero pronto a vivere quell'esperienza. Arrivò in qualche modo come proprio una specie di iniziazione un po' molto potente, e però mi dissi: se incontrerò un maestro e mi sentirò pronto, la ripeterò. E 12 anni dopo incontrai, insieme a Lorenzo, con cui avevo iniziato a collaborare, incontrai questo maestro di buddismo tibetano, Italo Cillo Risci. Lui è di origine pugliese, che ha abbandonato il corpo, non c'è in questa dimensione, ma è stato veramente un grande innovatore, molto aperto, che era andato in Amazzonia e aveva portato delle cerimonie
Malta, lui viveva a Malta. E durante quella cerimonia io sentivo una voce femminile che mi diceva: vieni in Perù, vieni in Perù. Sono impazzito, ok? Però quando fai questi tipi di cerimonie, se non segui, diciamo, questa chiamata, diciamo, allora stai a casa, no? Non iniziare questo cammino. E quando arrivò quella chiamata, io dissi, vabbè, io parto, entro qualche mese parto. E Lorenzo era con me, io avevo portato nel frattempo mia zia a fare questa esperienza, adesso torni con me, era venuta anche lei, mio cugino, delle amiche. E Lorenzo mi disse, andiamo, zaino e spalla, Un altro parchiamo matto. e andiamo in Perù, insieme andiamo. E quel viaggio fu proprio un viaggio di iniziazione per noi, perché ci portò a scoprire e a conoscere delle comunità native in Perù e dei curanderos che poi sono diventati i nostri amici, molto intimi in questi 10 anni, perché il primo viaggio l'abbiamo fatto nel 2015, quindi sono quasi 10 anni. E dopodiché abbiamo cercato un modo per poter tornare in Perù almeno una o due volte l'anno. E poi lo scoprirete nel libro, appunto, quello che abbiamo cercato di fare è quello che già ci veniva bene. In Italia facevamo degli eventi di crescita personale e i nostri amici ci iniziavano a chiedere, vabbè, ma se è così bello, portateci. E quindi abbiamo iniziato a viaggiare in Perù. Qui c'è, ecco, una foto, questa è proprio al confine, dietro c'è il lago Titicaca, e questo era il 2018. Con un gruppo di esploratori, noi li chiamiamo esploratori dell'essere, ed eravamo al confine tra il Perù e la Bolivia. E appunto voi conoscete sicuramente questo posto, no? Che è un po' nella zona del sud del Perù, un po' il simbolo della magnificenza della cultura antica che in Perù ha creato tanti siti sacri. Uno di questi è appunto il Machu Picchu, qui c'è Hiram Bingham, il professore americano, l'archeologo, che poi l'ha riscoperta, perché poi dal 700 vari esploratori erano già entrati in contatto con le rovine di Machu Picchu. E come diceva Mauro, è incredibile, già solo vedendo quello che hanno lasciato le culture antiche lì, comprendere la connessione incredibile che queste popolazioni avevano con la natura. Perché una connessione, un rispetto, un sentirsi parte della natura che è incredibile. Cioè loro non, anche connettendosi con i curanderos, con le comunità native come quella degli Amaru, Amaru vuol dire serpente, la comunità del serpente che vive a 4.000 metri di quota, loro dicono noi siamo parte della natura, noi facciamo parte di un cerchio che insieme fa parte, non ci sentiamo a capo della natura, in cima alla piramide, controlliamo tutto il resto, ma noi danziamo e camminiamo in un cosmo vivente. Ecco, questo è qualcosa che per noi, che un po' ci consideriamo, no? Per cultura, un po' staccati dalla natura, vederci come natura è già qualcosa che, cioè, viverci come natura è qualcosa che porta a una grande trasformazione. E ecco, questo è Kamaski, un nostro caro amico. Taita Kamaski, che è il suo nome spirituale, e a sinistra ci sono le foglie di coca, okay, le foglie di coca, che è una pianta sacra, la pianta sacra medicinale di tutto l'arco andino, che loro utilizzano per qualunque tipo di rituale, no? Perché è una pianta sacra, una pianta che aiuta a vivere in altitudine, quindi toglie la sete, la fame, il sonno, la fatica. È una pianta sacra, una pianta che viene usata per tutti i rituali, prima di costruire una casa, per un battesimo, per un matrimonio, un funerale, si fanno offerte con le foglie di coca, e quindi veramente è una pianta incredibile. Oltre alla pianta di coca, ci sono tantissime piante che i curanderos utilizzano con il Che quinto. chiamano piante medicina, non a caso. E sono le piante di medicina. E questo, ecco, è il simbolo, è un po' il simbolo, questo è un simbolo che ha 10.000 anni ed
ed è il simbolo di una mano che dà e una mano che prende. È il simbolo della cosiddetta Aini, non so se l'avete mai sentita, cioè in castigliano, in spagnolo sarebbe la reciprocità. Cioè il principio base dell'universo, secondo la cultura, la cosmovisione andina, la visione andina, per cui ciò che io do, senza aspettarmi nulla in cambio, quello mi ritorna durante la mia vita. Quindi la connessione che sulle Ande si crea attraverso quest'aini, questa reciprocità, ci porta veramente a vederci come una specie di karma o di dharma, no? Cioè di connessione con ciò che io posso dare con apertura di cuore. Ok? Quindi, e vedremo come questo lo utilizzano attraverso delle pratiche spirituali molto, molto semplici, molto, molto connesse all'energia anche della terra, di Pachamama. Ok? Che è la maestra, diciamo, di questo principio di reciprocità, no? Esatto, Tipo, perché loro la considerano come la maestra, sì, Pachamama ci Pachamama, dona, no? come Noi una madre incondizionatamente. mettiamo il popolo andino, un popolo molto connesso alla natura, e quindi tutto ciò che attraverso anche un po' la propria fatica, il proprio impegno, dona alla terra ripaga attraverso questa reciprocità. E la reciprocità è qualcosa che collega e connette tutti gli esseri viventi. Naturalmente, secondo la visione andina, tutto è qualcosa di vivente, cioè anche i fiumi sono qualcosa che ci parla, ma anche le rocce, okay? Vengono chiamate las abuelas, le nonne, perché sono qui da molto più tempo di noi e rimarranno qui per molto molto più tempo. E sono Quindi, anche considerate come divinità, tipo le montagne, comunque per loro gli Apu esatto, sono le divinità. gli amo, assolutamente. E ecco questo, non so se l'avete mai visto, questo simbolo è proprio il simbolo della cosmovisione Cosmovisione. andina, cioè qui ci sono, che poi è quello, è la chacana, è il simbolo della cosmovisione andina. Che cos'è la chacana? Rappresenta la croce del sud, quindi le quattro stelle. Noi nell'emisfero nord abbiamo il carro maggiore, abbiamo la stella polare che indica per i naviganti, i viandanti in nord. Nell'emisfero sud loro hanno le quattro stelle della croce del sud, la Cruz del Sur o Chacana, che indicano appunto il sud. Ma in realtà in questo simbolo c'è di tutto, cioè vengono rappresentati i tre livelli del mondo, che sono poi quelli che sono stati rappresentati qua nel libro. Nella copertina del libro l'ha fatta un artista peruviano. E c'è proprio il maestro Taita Kamaschi con i tre livelli del mondo: il mondo dell'amaru, del serpente, che è connesso al mondo di sotto, l'ukupacha, che è connesso al passato, al mondo delle emozioni, il mondo infero, il presente, che è il puma. Infatti, tutti i felini, anche i gatti, sono degli animali che stanno sempre molto presenti, sono sempre nel qui e ora, sempre presenti. Che è il mondo di mezzo dove viviamo noi in realtà, no? Esatto, il Kaipacha. E Kaipacha. poi c'è la Nagpacha rappresentato da tutti i volatili, tutti gli uccelli, in particolar modo dal condor, ed è connesso al mondo dello spirito e al mondo di sopra. E poi c'è il colibrì, lo vedete qui, il colibrì è l'animale che connette i tre mondi. Okay. Però si può sperimentare anche questa connessione col tutto, e in Perù si fa attraverso, nella zona appunto andina soprattutto, ci sono delle pratiche energetiche, io vorrei già condividerne una con voi, che ci aiuta a connetterci con due tipi di energie. Okay? La popolazione andina è una popolazione molto concreta, che lavora la terra, contadina, quindi poche ciance e molta concretezza anche a livello spirituale, a livello pratico. Quindi loro hanno individuato, negli ultimi centinaia di anni, millenni, due energie.
un'energia pesante e un'energia sottile. Cioè non si parla di energia negativa o positiva, ma l'essere umano di solito produce, può produrre, quando soprattutto è un po' impaurito, in ansia, energia pesante. Che poi è l'unico essere vivente, no? Sì, produrre questo... è l'unico che produce kucha, la kucha o yucha, l'energia pesante. E poi c'è il sami, l'energia sottile, ok? E l'universo, il cosmo, è pieno di energia sottile. Che cosa può fare l'essere umano? Scambiare attraverso l'aini, la reciprocità, questa energia pesante con l'energia sottile. Quindi ricaricarsi di energia sottile, ok? Se avete voglia... facciamo un piccolo esercizio di questa pratica andina, il Samin Chakwi, quindi questa colonna di Sami. Pronti? Allora, per chi ha voglia, ci mettiamo comodi. Ci mettiamo bene i piedi per terra. E mentre sentiamo i rumori esterni, mentre sentiamo il nostro cuore che batte, mentre sentiamo il nostro corpo ben adagiato sulla sedia, ci possiamo rilassare e ascoltiamo un attimo l'energia presente nel nostro corpo. Sentiamo come si muove, ricordandoci di respirare profondamente. Inspiriamo con il naso, espiriamo con la bocca. Espiriamo con il naso ed espiriamo con la bocca. Quindi ora sentiamo se la qualità di energia presente nel nostro corpo è un'energia leggera, sottile, o c'è anche un po' di energia pesante, di kucha. Se c'è un'energia connessa a piccole paure, stress, ansie. Se avvertiamo che c'è questa energia pesante, le chiediamo di, le comandiamo, le ordiniamo di scendere dalla testa verso i piedi. Proprio facciamo una richiesta, un ordine a questa energia di scendere e la doniamo a Madre Terra. E quindi questa energia, la vediamo con il suo colore, entra dentro il suolo e scorre verso il centro della terra, il cuore caldo di Madre Terra, il magma incandescente. E lì Madre Terra è ghiotta di questa energia e per reciprocità ci dona il Sami, energia sottile, che dal cuore della Terra viene velocemente inviato verso i nostri piedi, sulla crosta terrestre, qui. Ed entra dentro di noi, nelle nostre cellule, nei nostri organi, questa energia sottile, un'energia di benessere, un'energia leggera, frizzante, e va a riempire anche tutti i nostri corpi energetici, quello che sulle Ande chiamano il pokpo, cioè la bolla energetica. E poi ordiniamo
coordiniamo questa energia sottile presente in tutta la nostra bolla di ampliarsi e di creare un'unica bolla con tutti noi presenti qui alla libreria Salvemini. E anche chi ci segue da casa lo può fare. Creiamo una colonna di luce, una colonna di sami, dorata, bianca, e chiediamo a questa colonna di luce di innalzarsi sopra di noi in modo da andare a occupare tutta l'area, il quartiere dove ci troviamo, ancora più in su, tutta la città, per noi la città di Firenze, ancora più in su, tutta la regione toscana, tutto il centro Italia, tutta l'Europa, supera la stratosfera e va a ricoprire in qualche modo tutto il pianeta Terra. E questa colonna di luce ora la dividiamo in tanti fasci di luce. Ognuno di questi lo inviamo a una persona che amiamo. Una persona che ha bisogno di questa energia sottile. Quindi la nostra colonna di luce si è suddivisa in tanti, sopra la stratosfera si è suddivisa in tanti fasci di luce e ora raggiunge le persone che amiamo esattamente lì dove sono. Ora. Vediamo tutte le persone che hanno bisogno di questa energia o a cui la vogliamo inviare, che la ricevono. Immaginiamo ora come avendo delle forbici di tagliare come se fossero dei drappi questi fasci di luce che raggiungono completamente quelle persone, mentre la nostra colonna di luce riscende giù verso l'Europa, verso l'Italia, verso la Toscana, verso Firenze, verso questa zona di Firenze, il centro storico, verso la libreria Salvemini, e torna qui, mentre noi sentiamo nel nostro cuore la gratitudine per essere qui, per essere vivi, per essere insieme. Connessione con il nostro corpo, con il cosmo. Possiamo fare 3 profondi respiri. Possiamo aprire dolcemente gli occhi, guardarci intorno, fare un leggero sorriso, per venire qui ora. E questa è una piccola pratica che si fa spesso sulle Ande, ce ne sono tante, e che ci mostra anche la differenza rispetto a come siamo un po' abituati noi nell'area mediterranea, no? Dove diciamo la nostra tradizione è quella della preghiera, l'area orientale ha una tradizione più legata alla meditazione e qui abbiamo una tradizione legata all'intento e a comandare le energie. Si lavora con queste due energie e le comandiamo. Infatti abbiamo chiesto all'energia pesante di scendere. Le abbiamo ordinato di scendere giù e abbiamo ricevuto per l'Aini, per la reciprocità, l'energia sottile.
Quindi connetterci al nostro intento e comandare proprio le energie. Questa è una delle pratiche che viene svolta spesso appunto in Perù, anche prima di fare dei rituali di vario tipo, come l'offerta. In spagnolo si chiama despacho, ma in lingua quechua ha altri nomi. Non gli piace molto il termine despacho. Però non so se chi di voi ha mai vissuto, ha mai fatto un'offerta andina, è un'offerta fatta con fiori, con semi, con tutto ciò che la natura L'ho fatta con lui. ci dona. E dovete sapere, l'estate scorsa noi abbiamo fatto due meravigliosissime presentazioni all'aperto, in due posti bellissimi, con la cerimonia del despacio. Quindi spero di Ripeterla. ripeterla quest'anno, chi vorrà Sto anch'io. ripartecipare anche Bello, solo fatto per anch'io una due volta. esercizi. Di Sì, ripeterla. che magari insomma in un ambiente chiuso è un po' più difficile. Poi mi Bene, vi... spiace, posso Grazie. Grazie. E facciamo un attimo un salto in Amazzonia. Facciamo un attimo un salto in Amazzonia. Potete anche qui chiudere gli occhi. Questa è una canzone che mi ha insegnato Don Gino Chacaruna. C'è un nome simile al nostro, Chacaruna. Che non abbiamo spiegato però che cosa vuol dire. Cosa vuol dire Chacaruna? Chacaruna e Chacaruna, no, puoi dirlo. No, vai, vai. E allora, Chaka in lingua quechua vuol dire ponte, Runa è l'essere umano in connessione con la natura, la sua natura interiore e la natura esteriore. La Chacaruna è anche una pianta che si unisce a una pianta medicinale che è l'ayahuasca, è attiva l'ayahuasca. Okay? Ayahuasca vuol dire la liana della morte o liana dello spirito. Okay? È una famosa pianta che è stata vietata in Italia un anno e mezzo fa, okay? Con tanta amarezza da parte di molti medici, perché veniva usata spesso proprio a livello terapeutico per superare anche delle dipendenze, per aiutare a superare delle dipendenze da droghe pesanti, a curare depressioni, eccetera. Però per qualche Che è connessa motivo col mondo è connessa col mondo di di sotto, con sotto, l'ucupacio. l'occupazione. E la chacruna appunto è un attivatore, quindi chacruna vuole essere un attivatore, si può dire chacaruna o chacruna, okay? Chacruna è un po' la crasi, la contrazione, ed è appunto una pianta che viene proprio dall'Amazzonia. Scusa, era No, 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 è fatto un bene, po'. infatti, perché chacruna? E quindi la lingua quechua è una lingua molto... molto affascinante e qualcosa è arrivato anche a noi. Per esempio, Puma è una parola di lingua quechua. Bene, vi invito a chiudere gli occhi e godervi questa canzone, poter anche partecipare, perché c'è una parte fischiettata, poi c'è una parte che viene cantata come se fossimo dei bimbi e poi ci sono delle parole. Ed è una canzone che appunto è di una comunità nativa amazzonica che vive insieme, che fa un percorso di vita insieme e che insieme appunto affronta le sfide della vita. Lay na 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 lay
Laina, 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 laina. Laina, 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 laina. Laina, 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 laina. Yave, yata, yave koroti. Irabashira, yata, yave koroti. Yave koroti, paro, paro, yariri. Yave koroti, paro, paro, yariri. Laila, 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 laila. Irabe, yata, yave koroti. Irabashira, yata, yave koroti. Yave koroti, paro, paro, yariri. Yave koroti, paro, paro, yariri. Yave, abbiamo fatto il massimo per oggi, come che si poteva. Per fortuna c'è Francesco. Ci risolleva. Sì. Sì, grazie. Vieni, Francesco. Sei pure io. No, no, mi alzo io. Mi crepe, bene, sì, invitiamo Francesco perché è parecchi anni che non ci vediamo, ma veramente... ci siamo conosciuti proprio qui a Firenze qualche anno fa e non so Francesco se vuoi dire tu due parole. Innanzitutto diciamo, io mi ricordo che lui a 24 anni sei arrivato in Perù. Sì, allora innanzitutto voglio premettere che non sono assolutamente un professionista di musica. Grazie a Dio ho la fortuna di suonare con dei professionisti, ma io no, assolutamente no. Bene, io sono un medico e il mio approccio a Perù è stato radicalmente diverso dal suo, nel senso che nei primi anni Ottanta io da un lato avevo un'enorme passione per le civiltà diverse dalla nostra, tanto che invece che medicina pensavo di fare antropologia. E poi nei primi anni Settanta c'erano gli Intillimani, c'era questa musica, io venivo dai Beatles, insomma, e ho scoperto il Sicus, la Sampogna. Lui ha fatto il fischio, ma lì ci voleva la Sampogna. Questa cosa, il charango, questi strumenti, la chena, che io ho scoperto, suoni mai sentiti, e quindi affascinato da questo mondo, finita medicina, finito il servizio militare, aperto l'ambulatorio, mi dissi qui, se non te ne vai ora, dopo che hai avviato un'attività, non ti muovi più. Quindi mi presi un anno per me e sono andato in Perù alla scoperta, senza saperne niente, ma niente, zero. Ho passato quest'anno in una piccola comunità sulle Ande,
dove sono arrivato grazie all'ambasciata italiana che rideva di me perché chiaramente a me non interessava tanto fare il medico, quanto conoscere, non fare il turista. Quindi mi spedirono in questo paesino sperduto e lì sono andato in contatto con un mondo completamente sconosciuto, ma affascinantissimo, ma completamente sconosciuto. Siamo andati a cavallo sulle montagne, sulle Ande, siamo arrivati a 5.000 metri. Insomma, vabbè, tutta un'avventura come anche le ha vissute lui. Al ritorno, però era un mondo di cui non sapevo niente. Al ritorno io ho cominciato a documentarmi, a leggere libri, tanti libri, e finalmente 10 anni dopo ci sono tornato per vari mesi per raccogliere materiale e poi scrivere questo libro sulla mitologia andina precolombiana, Miti e leggende, dove dimostravo che le leggende attuali che girano per il mondo andino sono praticamente, pur cambiando i personaggi, le stesse delle mitologie precolombiane. Come si è potuto salvaguardare tutta questa cosa? In grandissima parte per motivi puramente geografici. Mentre in Messico, come diceva lui, Maya, insomma, non c'è stato problemi per i conquistatori e quindi anche mescolamento etnico e culturale in tutti i sensi. Sulle Ande, sopra i 4.000 metri, 3.000 metri, una volta portato via quello che c'era da portare, l'argento, l'oro, quello che c'era, all'uomo bianco non interessava starci, non c'era niente a fare. Queste comunità quindi sono sopravvissute per secoli e fino a non molto tempo fa, fino cioè all'arrivo di TV, televisione, viaggi, possibilità di muoversi, eccetera, queste comunità vivevano isolate in modo autarchico, con una agricoltura verticale. Giù in basso crescevano i frutti cadi, le banane, eccetera. Poi man mano si saliva fino a 5.000 metri, dove cresce un certo tipo di patate che sono nere. Ognuna chiusa nel suo piccolo con gli aiuti reciproci, eccetera, eccetera. Quindi niente, io raccolgo il materiale. In questi mesi ho un'esperienza per me stravolgente, completamente stravolgente da un curandero, un certo Don Leopoldo, che all'epoca aveva 80 anni, quindi, e da cui mi mandò un'antropologa per fare questo esperimento. Io di questa non voglio farla troppo lunga, ho un'esperienza veramente sconvolgente perché avevo deciso di non bere assolutamente niente di quello che diceva l'antropologa che lui mi avrebbe dato per entrare in comunicazione con me. Quindi partii con un problema che per me era completamente assurdo per il curandero, cioè il mio terrore, gli ascensori, la claustrofobia. Dicendo, ma cosa vuoi che ne sappia questo, che ci capisca questo della claustrofobia in un ascensore, quando me l'ha visto un ascensore, eccetera. E lui, tranquillo, niente, alla fine bevi tutto quello che lui mi dette, pur avendo giurato, lui insisteva, insisteva. L'ultima volta me la ricordo ancora che dissi no, Don Leopoldo, no, lui col bicchiere teso, no. Specifica era un piante medicina, però, Eh? perché era un piante medicina, Eh immagino. certo, no, No, io non no, sapevo perché assolutamente bevi cosa diceva. tutto. Lui diceva, ma no, non te, guarda, Specifica per lo loro, versava in perché. una ciotola, veniva il cane, lo beveva, dico sì, vabbè, ma io. E lui disse, no, lì misi un muro, no, Don Leopoldo, no. E lui cadde le braccia, fece, no, no. E allora bevi. E io giù, ok. Toma. Dopodiché vissi nel terrore più nero di quello che mi sarebbe capitato. In più io avevo anche la, cioè io se mi faccio una canna vado di fuori completamente, mi viene un attacco di panico. A molti lo canno, a me invece no, è l'eccitante più potente che conosca, non c'è problema. Quindi ero terrorizzato e mi dice, ma che hai fatto? Ma che hai fatto? E non mi è successo assolutamente nulla, a parte questa paura. La tipa che mi accompagnava in macchina mi tenne 2 ore a girare per Lima. E non successe niente. Quando ne parlai con l'antropologa, lei disse: va bene, Francesco, è chiaro che lui ha capito che tu hai paura. Lui sa cosa ti deve dare e quanto te ne deve dare. Non sono come noi che ci facciamo boom, abbiamo conoscenza di queste piante, non le sappiamo usare. Lui ti ha dato sicuramente il San Pedro, che sarebbe il peyote, ti ha dato sicuramente l'ayahuasca, che vuol dire, come ha detto lui, corda del morto. Perché corda del morto? Perché teoricamente si usa in ambito
medico di fronte a patologie anche gravi, ma soprattutto di tipo psicologico. Corda del morto perché è una liana, corda del morto perché ti danno un'esperienza di morte. Teoricamente, mi diceva l'antropologa, io poi riferisco, ti fa morire della morte più atroce che uno può pensare. Non so, precipitando da un balcone, in un dirupo, affogando nel mare, in un letto d'ospedale con le flebite. Quella la fai, muori di quella morte lì. Dopodiché rinasci sano, non c'è più quella malattia che avevi. E dico, ma io di tutto questo non ho sentito assolutamente niente, nulla. E certo, perché lui ti ha dato la dose per entrare in contatto. Dopodiché mi ha raccontato un sacco di aneddoti che riguardavano questo Don Leopoldo, che io ce l'ho sempre nella testa, compresi i consigli che mi ha dato per una statuetta di lama che io ero con dei frati agostiniani. E loro mi hanno portato, sapendo questa mia passione per l'archeologia, a scavare, quando ero con loro, in posti ancora intatti, sconosciuti, a Tumbas de los Antiguos. Fuori da ogni villaggetto c'era questo posto da cui però si tenevano lontani. E scava, scava, ho trovato vasetti, così, le cose, lasciamo perdere, e fra cui una statuina di lama, che diceva che portava male, che non si poteva. Gli indios, quando me la fecero vedere, dicevano: no, 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 rimettila lì, rimettila lì, te va a comere l'alma, ti mangia l'anima, perché lui era il dio personale della persona che era lì sepolta. Se tu glielo porti via, gli devi fare delle offerte maggiori di quelle che gli faceva lui. E lui, tu non lo sai che cosa gli faceva lui. Quindi non lo puoi sapere se fai delle offerte maggiori. E lui ti mangia l'anima, quindi, se non lo fai, rimettila dove l'hai presa. E gli dici: vabbè, queste sono stupidaggini. Dopodiché, quando devo tornare in Italia, sto pacco non arrivava. Sto pacco, tutta la roba che avevo raccolto in un anno doveva arrivare e non arrivava, e non arrivava. Io pensai: sta a vedere che questo lama non vuole lasciare questa terra, io non lo amo, qua e là, che lì offri qualcosa, di che cosa posso offrirgli? Che il vecchio proprietario non gli può avere affetto, perché, come diceva lui, c'è uno scambio molto terreno, devo dire, non tanto mistico per come la intendiamo noi mistica. Il Dio ti deve soddisfare, tu dai, ma lui deve dare. Tante volte, se la divinità locale non lo dà, la buttano nel lago e ne prendono un'altra, perché ci deve essere un ricambio. E quindi niente, pensai, pensa, pensa, dissi: ma le rose sono un fiore mistico. Dice, e non lo so se è vero, che in Perù non esistevano prima che ce le portassero gli spagnoli, quindi l'anziano, il vecchio proprietario non poteva avergliele date. Insomma, poche ore prima della mia partenza arrivò sto paccone con il lama dentro. Da allora tutto è. Quando parlai con Don Leopoldo, da allora gli chiedevo le cose e davo le rose. E gli dissi che gli davo le rose, e lui mi fece: ma che fa? Ma non esiste, ma le rose al lama, ma no, è come dare whisky a Buddha, non c'entra niente, insomma. No, tu e lama, quando c'è luna piena, gli devi far vedere la luna piena, la devi far vedere. E poi il lama sputa, tu sputi a lui e gli chiedi le cose e lo minacci, se no. Ci deve essere questa reciprocità, come diceva lui. E io, ahimè, le notti luna piena, di nascosto, porto sto lama, faccio vedere la luna, e poi che gli spruzzo? Gli spruzzo agua florida, mi aveva detto Don Leopoldo, agua florida, un'acqua Ah, vabbè, profumata. E quella. quindi c'è le rose, le trovo al supermercato, una bottiglietta che sa di rosa, e glielo sputo, e fino a tutto bene. Da tutto bene Sì, poi, insomma. basta. E quindi niente, ho pubblicato questo libro che sulla mitologia andina Io ce l'ho, precolombiana. bellissimo. Non si trova più però. Beh, si trova online probabilmente, ormai Online sono passati forse. 30 anni da quando l'ho pubblicato. Bellissimo. E lui mi ha invitato, fra le altre cose, a presentarlo a Urbino. Sì, 2017 a Biosalus, a Urbino, lo presentammo, perché Urbino c'è nella mia Ah, città, vediamo, le parole non me non le si fa, ricordo più. sp
Si è fermato per 3 anni, quest'anno l'hanno rifatto il Biosalus, cioè l'anno passato, sono il Festival del Biologico e Sarà del qui. Benessere No, no, Olistico. mi viene una sedia ogni tanto. Grazie, perché le parole sarebbero con Ah emozioni. no, una domanda, poi è guarito dalla nostrofobia, sì, dalla Come? nostrofobia è Ecco. guarito. Sì, Ah, allora, ok. è vero, Questo è era vero, devo interessante. riconoscerlo. Per esempio, terrore agli aerei, terrore nero. Io sono stato 18 anni senza più. Solo l'idea di trovarmi in quella scatoletta in alto, di latta in alto, mi veniva l'attacco di panico. E l'ho perso, sì, è vero, è vero. È passato. Devo riconoscerlo. Sai, io da medico sono un po' scettico, su tantissime cose. Però Don Leopoldo è particolare. Va bene. Attento dietro, qua. Scusami. Vabbè, io adesso questo per me è un tuffo davvero nel passato perché. Sei comodo così, vuoi una sedia? No, no, va Perché? benissimo, non c'è problema. Perché proprio. Ah, scusa, bisogna però che mi accordi. Perché. Scusatemi. C'è una specie di Don Leopoldo che si chiama, ci sono un po' di foto, Di Don Leopoldo ce ne sono diversi. e si chiama, è questo qua, Che è Don Martin Don Pinedo. Martin Pinedo, che lo vedete qua, con il condor imbalsamato, cioè si entra da lui, entri nell'antro dello sciamano, non so se era Che c'è una storia dietro a quel un po' così, condo. tipo Don No, no, Leopoldo. lui era un vecchietto Questo è tranquillo, più molto giovane. calmo, molto così. Bene, questo è un pezzo che ho imparato lì. Io per un po' ho avuto anche un gruppo, piccolo gruppo di musica andina. E poi niente, questa cosa si è sciolta. Ora sono passato al cubano, ma è il Perù, sempre nel cuore. C'era un capotasso, sì, scusate. A mi palomita se l'han robado quattro forasteros, a ver si puedo rescatarla con quattro guerreros. A mi palomita se l'han robado quattro forasteros, a ver si puedo rescatarla con quattro rifleros. Guay mi vida y para fuerza basto yo Naca y canal y Fuerzas sí, fuerzas no Quichara y guay mi vida y para fuerza basto yo Naca y canal Busca la colina, la porca cocina, campacito, campacina, mucho chullo y apa, mucho tipe, rica, panna, que no dispierta, lleva así. Chay pita, busca la colina, la porca cocina, campacito, campacina, mucho chullo y apa, mucho tipe, rica, panna, que no dispierta. Ya voy mi vida y para fuerza basto yo la caída la quita y Grazie. Ne avrei un'altra se volete, ma Certo. questa invece è buffo perché questa è quella dopo. La vogliamo fare alla fine per concludere? No. Volentieri, come vuoi. Sì. Così è una bella Sì. conclusione. Perfetto. E ti abbiamo. Noi quanto tempo abbiamo? Sono presente allora. Altri 20 minuti? Sì, sì, ci abbiamo ancora un po' di tempo. Sì, allora, Lorenzo ti saluta tanto, Francesco. Ci ha lasciato un videomessaggio dalla Valle Sacra e ora vi faccio ascoltare questo messaggio di 3 minuti del Lorenzo.
Scusa, quello è il centro di Diana Dunn? Questo è il centro Passi Luce a Pisac. Sì, ci sono stata. Sei stata lì? Fantastico. Hola cari amici, bentrovati. Qui Lorenzo Olivieri, sono uno dei fondatori della compagnia di viaggi mistici Chacruna Way of Breathing e ringrazio Jacopo che è lì con voi in questa giornata di presentazione. Vi mando un abbraccio da qua, dalla Valle Sacra Peruviana. È una grande gioia per me che il libro Perù Visionario che abbiamo scritto davvero con tantissime mani insieme a Jacopo, insieme a tanti dei nostri maestri, esploratori che incontriamo qui durante i nostri viaggi mistici, è davvero una realizzazione di una grande profezia. La profezia che sono sicuro che Jacopo vi sta condividendo, vi sta condividendo con voi durante questa giornata. E come vi posso salutare qui dal Perù raccontandovi com'è la vita classica qua. La vita classica è una vita organica, una vita a stretto contatto con le popolazioni native, a stretto contatto con le piante medicinali sacre di questa terra. In questa valle è uno degli unici posti al mondo dove davvero c'è ancora rispetto per i lignaggi ancestrali che sia queste conoscenze sciamaniche che si basano sulla cosmovisione andina, ma l'utilizzo appunto in maniera cosciente, in maniera terapeutica delle piante sacre medicinali permette. Quindi io vi mando un breve saluto qua da qua, vi invito ai prossimi viaggi mistici che abbiamo qui nel Perù Visionario, che saranno appunto questo anno dal 29 di luglio all'11 di agosto, proprio per l'estate, e a novembre saremo invece dal 10 al 23 di novembre, sempre qua. E qualsiasi domanda che avete sul tema del libro vi invito a farla a Jacopo, a me potete incontrarmi appunto sui social media, su lorenzoolivieri.it, su Instagram, su Facebook potete trovarmi, oppure alla mail info@chacruna.org. Dopo aver letto il libro per un visionario vi invitiamo a mandarci dei vostri feedback, a raccontarci cosa vi ha acceso questo libro, cosa vi ha portato nella vostra vita. Riceviamo continuamente tantissime mail proprio di feedback e per noi è una grande gioia, una grande gioia nel cuore ricevere cosa porta, quei cambiamenti che porta questo libro nella vostra vita. Un abbraccio di cuore qui dal Perù Visionario, come vedete ci sono dei nuvoloni, quindi mi accingo ad entrare, mi preparo ad entrare dentro e vi mando un abbraccio. Ciao! Ciao Lore, vedete più social di me Lore. Sì, era sì, a Passi Luce è all'interno di questa, è nella Valle Sacra, lui fa base nella Valle Sacra e vive, ormai si è trasferito lì da un po' di anni. Ecco, questa è Sofia. Cocciatica con me Lorenzo, perché la curanderia, cioè quindi il lavoro di cura attraverso la parte energetica, attraverso le piante, attraverso lavori di vario tipo, viene svolta spesso dalle donne. Sofia, che è presente anche all'interno del libro, è una donna medicina che lavora con il fuoco, quindi lei fa cerimonie del fuoco. Ed è una donna incredibile perché ha ricevuto dalla sua nonna questa saggezza, sta da Bankai, quindi a 4 ore di bus da Cusco, e ogni tanto viene anche in Italia. Quindi poi se mi lasciate magari, ci lasciate chi vuole rimanere in contatto, se ci lasciate anche delle mail, magari facciamo un foglio dopo, come dicevo allora, perché vi aggiorniamo se alcuni di questi curanderos vengono in Italia oppure se volete venire con noi, appunto come diceva Lorenzo, quest'estate. E là sopra c'è, come diceva Mauro, questa è la parte alta di Cusco dove ci sono queste mura ciclopiche. Cioè effettivamente non si capisce bene come abbiano fatto, no, a costruire
alcuni luoghi sacri. Sicuramente gli Inca li hanno già, che hanno riunito questo impero enorme in 300 anni, dal 1200 al 1500, hanno trovato molti luoghi già così, come probabilmente gli egiziani avevano già trovato così le piramidi. Ormai molti archeologi stanno iniziando ad aprirsi un po' a un'idea che queste civiltà avessero già ritrovato qualcosa di civiltà precedenti, in cui mettiamo un grande punto interrogativo, perché effettivamente gli Inca del periodo spagnolo non sapevano costruire quello che anche Mauro raccontava prima. E sono dei luoghi energeticamente molto, molto potenti. Difficile raccontare veramente la potenza, e la nostra mente, che è una mente comunque molto scientifica, scientista, occidentale, analitica, dell'emisfero sinistro, arriva fino a un certo punto, okay? Si ferma. E dobbiamo iniziare a integrare l'emisfero sinistro all'emisfero destro sempre di più. Quindi il cuore con la ragione, come dicono gli andini, come dice Sofia, una delle profezie è proprio l'unione della profezia del condor e dell'aquila e del condor, cioè sempre di più questi due grandi animali totemici, quindi l'aquila che rappresenta la forza e rappresenta la mente, e il condor che rappresenta invece l'intuito, rappresenta il cuore, voleranno insieme. Tra l'altro in America rappresentano un po' anche l'America del Nord, il centro-nord, l'America del Sud, voleranno insieme. Quindi questa è la prima profezia, che l'essere umano di oggi è importante che porti una integrazione tra la mente e il cuore. Quindi ci siamo fatti magari a volte guidare troppo dalla mente, ma neppure troppo dal cuore, a volte chissà se va bene integrare queste due energie. E poi qual è l'altra, la profezia inca, la profezia andina? La profezia andina che i maestri, per esempio gli Amaru ci raccontano, i Keros raccontano, che 500 anni dopo la conquista spagnola è stata nel 1532 del Perù, quindi ci siamo tra otto anni ormai, adesso siamo già nel 2024, tra 8 anni, siamo ai 500 anni della conquista, ci sarà un risveglio portato proprio dalla cultura andina verso il resto dell'umanità. Okay? Questa è una profezia che nelle comunità rurali, per esempio la comunità della nonna di Sofia, si è diffusa e lei ce l'ha raccontata, e non è solo lì, ma è anche appunto nella zona della Valle Sacra, a Bankai, nella zona dei Keros. Effettivamente dagli anni 70 del secolo scorso i Keros, per esempio, che sono scappati, hanno vissuto, vivono a 5.000-5.500, quindi in un ambiente difficile, coltivano patate e vivono allevando alpaca. È molto difficile per loro appunto la sopravvivenza, ma hanno mantenuto vive proprio le tradizioni, sono considerati proprio gli eredi degli Inca e ci stanno donando delle conoscenze che si stanno, grazie all'opera anche di antropologi come Don Juan Núñez del Prado, non so se lo conoscete, tramite Elizabeth Jenkins, che ha scritto il libro bellissimo Il ritorno degli Inca. Sto leggendo in questo momento. Tramite Hernán Huarache Mamani, che ci ha lasciato qualche anno fa, ma che ha portato tanto della cultura peruviana in Italia, in Svizzera e in Europa. La profezia della curandera, forse più conosciuto Mamani. Si stanno molto, diciamo, diffondendo. Non so se vuoi leggere qualche passo che ti ha colpito, Paolo, Paola, così... Sì, no, abbiamo parlato tanto delle piante sacre, quindi siccome è da ieri che mi ritorna sta pagina... Sì. Sì, Francesco ha citato proprio il San Pedro, che è, diciamo, il cugino dell'Icuri, in Messico. Abbiamo fatto un viaggio in Messico, ora il cugino dell'Icuri sarebbe il peyote. Il peyote però è a rischio estinzione, perché c'è stato uno sfruttamento eccessivo nel deserto del centro-nord del Messico. Il San Pedro invece è un cactus, che è questo qua, che cresce molto velocemente e che veramente è il sacro cactus degli Inca, e il nome quechua vuol dire huachuma. Huachu vuol dire, ha diversi significati. Huachuma vuol dire senza testa, perché non ci porta a pensare, ci porta a superare il pensiero razionale, delle preoccupazioni. Huachu vuol dire anche
è il solco della semina, quindi l'orientamento, la direzione, Uma è la mente superiore, quindi ci aiuta a connetterci alla nostra missione d'anima. Washuma vuol dire anche mareado, cioè può dare questa pianta un senso di nausea, un pochino di mareo. ed è però una pianta incredibile che viene usata proprio da millenni in Perù, camminando o in maniera contemplativa nei giardini, bellissimi dove arrivano i colibrì a succhiare il nettare dei fiori, dei cantu. Però questo era un pezzo invece di Nacho Rodriguez, e che in realtà sembra più sulla ayahuasca come pianta. Washuma è appunto il San Pedro, è una pianta, una cerimonia che viene fatta durante il giorno, no? Perché è colei che porta la luce, mentre ayahuasca, infatti, viene chiamata abuelo. Ayahuasca, che è l'abuela, la nonna invece è la pianta appunto connessa al mondo di sotto, quindi alla parte della morte, no? La corda della morte, come si diceva. Sì, corda oliana della morte. Ed è infatti una cerimonia che avviene durante la notte, che ti porta che aiuta a portare invece nel buio, nel senso per far emergere, no? Poi quello che sono le tue paure, insomma, ti porta nel mondo dentro, nell'Ade, quello che noi conosciamo come Ade. E qui appunto in questo libro ci sono raccolte delle interviste a curanderi e a sciamani del luogo, dove loro appunto hanno intervistato, fatto delle domande, e tra questi ora ho aperto questa pagina e una domanda è: quali sono fatto a questo Nacho Rodriguez, che vuol dire che sì, Nacho è un ragazzo cileno che a un certo punto ha iniziato a viaggiare in Sud America e ha incontrato nella Valle Sacra una comunità fondata da Diego Palma. Diego Palma è stato un maestro che proprio ha avuto un forte richiamo di portare in maniera terapeutica l'ayahuasca e ha creato una comunità molto carina. Qua c'è la prima foto che trovate nel libro, è proprio della comunità di La Pace. Ci sono queste casette, sembrano le casette dei Puffi, quindi hanno fatto delle casette tutte in paglia e adobe, cioè in fango. Veramente incredibili, sono calde quando fa freddo e trattengono quindi il calore quando fa freddo e sono fresche di giorno. E lui a 17 anni ha iniziato a viaggiare, suonava e quando ha incontrato la medicina, la ayahuasca, gli ha cambiato la vita, l'incontro con Diego Palma gli ha cambiato la vita ed è lui adesso che tiene cerimonie in questo bellissimo tempio. Perché Diego Palma si è abbandonato il corpo 3-4 anni fa e lui veramente ci sono, oltre alle comunità native, ci sono nella Valle Sacra comunità internazionali, perché questa frequenza, questo tipo di lavoro energetico che viene svolto lì attira persone un po' da tutto il mondo, quindi soprattutto la Valle Sacra, che è la valle che va da Cusco superando un monte, dietro Cusco inizia questa valle che raggiunge il Machu Picchu, che è a 90 km da Pisa, che è il paesino dove si trova lui. Quali sono gli insegnamenti che sono arrivati grazie alle piante, sia a te sia alle persone con cui avete condiviso le cerimonie? Il vero cammino che ho imparato dalle piante è che invece di instillare degli insegnamenti dentro il nostro essere, ci ripuliscono da ciò di cui non abbiamo più bisogno per evolvere nella nostra vita. È un ponte per connetterci con la nostra stessa medicina. Questo è il linguaggio delle piante per me. È per questo che sono maestre. Basta solo berne un bicchiere e ci mostrano ciò che dobbiamo profondamente cambiare nelle nostre vite. Ci fanno vedere ciò che abbiamo dentro di noi, quello che abbiamo bisogno di imparare o disimparare. Ma gli unici artefici del cambiamento siamo noi. La pianta te lo mostra e basta. Quando beviamo un bicchiere di medicina è come se bevessimo un bicchiere di noi stessi. Comprendere questo è fondamentale nel lavoro con le piante sacre. Esse attivano il nostro mago interiore, il nostro potere. Durante le cerimonie alle persone dico sempre: tutto ciò che sperimentiamo qui stasera non rimane nel tempio. Infatti non è un'esperienza che rimane lì. Si va al tempio, si prende la medicina, ma è all'uscita che inizia lo svolgimento del nostro compito. È un concetto molto importante e va ben compreso.
apriamo o chiudiamo la cerimonia per una questione energetica, ma questo non significa che alla fine della che alla fine la cerimonia sia finita. C'è un avvio della cerimonia e c'è una fine. Poi esci dal tempio con ciò che hai appreso e con tutto quello che è arrivato durante le possibili visioni. È un po' come una palestra di vita. Vi faccio un esempio. Se non ti piace il tuo lavoro, può accadere che molto chiaramente Madre Ayahuasca ti sussurri di cambiare alcune cose nella tua esistenza. Allora bisogna essere così coraggiosi, ascoltare e agire praticamente nella vita per attuare quel cambiamento. Molte persone, quando escono da una cerimonia, si accorgono che la pianta maestra ha detto loro qualcosa. In realtà non è la voce della pianta, si è solo manifestato quello che abbiamo dentro, non è qualcosa di esterno. Madre Ayahuasca è un mezzo, essa ci connette con la nostra voce interiore. Siamo abituati ad aspettare sempre che qualcosa di esterno compensi una mancanza interna. Ma la bellezza delle piante sacre è proprio questa, introduci qualcosa dall'esterno che si fa ponte per connetterti con l'interno, ovvero ciò che sei. Noi siamo parte della Pachamama, della Madre Terra, siamo elementi naturali, per questo possiamo vivere un'esperienza mistica e spirituale che ci collega con la nostra essenza. E io penso, lo trovo un passaggio molto bello e soprattutto un insegnamento che mi è arrivato a seguito poi di una cerimonia che ho fatto, non di Ayahuasca, ma di San Pedro a novembre. Il concetto di togliere, no? Che noi siamo sempre nel mettere, che cosa ci manca, che cosa ci serve, cosa devo imparare, e si fanno corse, si fa quello, si fa quell'altro, no? Si mette strati su strati, su strati, su strati per riempire. E invece è proprio, abbiamo bisogno di togliere strati per ritornare alla nostra essenza, no? All'ascolto di quello che veramente poi è dentro di noi, perché la medicina è dentro di noi. Quindi anche quando dice la medicina, no? A me è capitato che mi parlasse, che mi dicesse qualcosa, ma io so, cioè quel qualcosa è una voce esterna che però poi ho capito che arrivava da dentro, ero io che me lo dicevo, no? E quindi veramente, cioè, ti portano proprio in un ascolto molto profondo, è un'immersione di te, in quel momento esisti te e è tutto molto amplificato e veramente è una cura, io veramente l'ho trovata come una cura, veramente degli insegnamenti profondi che non, in un giorno, che dici veramente in un giorno, wow, ho capito quello che sono anni, no? Che cerco di rincorrere, che cerco di comprendere e all'improvviso ti arriva. Probabilmente c'è ancora predisposizione a non essere pronti, no? E infatti non ero lì a caso, perché poi niente succede a caso, e l'incontro con queste piante non è casuale. E infatti stasera ho sentito che c'è molta questa energia, no? Si parla tanto di queste piante e ho voluto proprio raccontarvi, insomma, leggervi questo piccolo pezzo che insomma, è molto significativo. Quello che vi dicevo prima, no? In una semplicità imbarazzante riporta a dei concetti veramente poi molto profondi che a volte diamo per scontato e non vediamo. E tendiamo invece con la mente, no? Come dire, anche sempre aggiungere, a cercare, a ricercare. Quando poi è dentro di noi, veramente a volte basta togliere e non... Niente, quindi ecco, questa condivisione mi faceva bella. Piacere perché è un qualcosa che mi sto portando in questo momento e insomma ci tengo particolarmente, quindi che poi qui parla di ayahuasca, ma in realtà è proprio, secondo me, è proprio un discorso di pianta medicina in generale, questo un po' il senso, poi ognuno agisce in un certo modo, poi sono esperienze molto personali, però veramente sono un dono prezioso e l'incontro con queste piante è veramente magico. Quando uno sente la chiamata, insomma, penso, il mio consiglio è di seguirlo, perché è veramente una bella esperienza. Veramente, sì. Grazie. Grazie. Sì. Ci sono domande, stiamo andando verso la conclusione, ci sono curiosità, domande. Posso? Ciao, Giacomo. Ciao. Buonasera. Ho il piacere di conoscerti, noi abbiamo un amico in comune,
molti anni fa, Steven di Portland, Oregon. Ah, Steven! Perfetto. E ci ha messo in contatto, ci siamo scritti tanti anni fa, ora finalmente è piacere conoscerti, sono Leonardo, caro amico di Steven. Ti voglio fare una domanda. Io ho viaggiato in Centro America, Sud America, ho avuto un'esperienza di ayahuasca in Ecuador, okay, nella foresta. Volevo chiederti se le cerimonie sono simili, cioè l'esperienza che fai di ayahuasca in Ecuador presumibilmente è simile all'esperienza in Perù o Bolivia, cioè le cerimonie probabilmente facevano parte tutto dell'impero Inca, quindi probabilmente sono molto simili, no? come esperienza, sì. Cioè l'utilizzo delle piante, sì. Le cerimonie sono quelle. In quella zona sono abbastanza simili, poi ogni comunità, diciamo, ha una tipologia di approccio un pochino diverso, possono cambiare le modalità, però in Perù la modalità è di trovarsi all'interno di una maloca, di un tempio, di notte, quindi si fa di notte perché è una pianta che lavora sull'ucupaccia, sul mondo di sotto, sull'interiorità, sulle emozioni, sul mondo dei morti, e quindi chi muore, muore anche il nostro ego, quindi facciamo questa esperienza di superamento dell'ego, e cambia di solito nella zona colombiana e nella zona brasiliana, che erano fuori un po' dall'impero Inca, cambia invece la modalità dell'utilizzo. Però in Ecuador rimane abbastanza simile. Io non l'ho mai fatto in Ecuador, però mi hanno raccontato che sono simili. Immagino che c'era un curandero, non so se cantano gli Icaros, perché i curanderos, i sciamani della selva amazzonica, cantano degli Icaros, cioè delle canzoni. C'era il curandero importato tramite fiume in questo villaggio sperduto, e mi hanno fatto imparare delle frasi credo in Quechua, in lingua locale, di ringraziamento. Cioè io dovevo già sapere, dovevo ringraziare il curandero e salutarlo. E poi mi hanno fatto entrare in questa capanna, e chiaramente abbastanza grande, sarà da qui a quella parte là. Non potevo oltrepassare la metà, perché la metà dove c'è il curandero, quindi non lo puoi passare. E c'era questo fuoco, e con delle piante mi ha fatto bere la ayahuasca da questa ciotola, e con delle piante facevo questo rito particolare, poi dovevo dormire lì, e durante la notte dovevo iniziare a sperimentare questo effetto. Eri solo o eri con un gruppo? Ero con un ragazzo americano, anche perché lì ci arrivi, non mi ricordo adesso, ti parlo tanti anni fa, con un piperino, con un volo Cessna, fino a questa comunità, che non ricordo il nome, quindi un'ora e mezzo di Cessna sulla foresta, questa comunità che cercava di fare la guerra contro le multinazionali, quindi riuscire a non farsi strappare questo loro posto. E da questa piccola comunità che ha un'economia interna e che cerca di sopravvivere, con una barca loro, un'ora e mezza nel fiume, quindi eravamo molto dentro. E questo curandero, ricordo questa pianta, e cominciava a dire queste parole particolari, ero con questo ragazzo americano e una ragazza di Quito, quindi dell'Ecuador, che aveva perso insomma il padre poco tempo prima, e quindi aveva bisogno di avere delle esperienze diverse da quella che era la vita che aveva. Quindi avevamo poche persone, avevamo in tre. È stata toccante. La curiosità era appunto questa, capire se sono molto simili. Simile, sì. Alle esperienze che si fanno in selva, poi le hanno portate anche nella Valle Sacra, quindi... Perché l'energia delle due piante si sta un po' unendo, quella della ayahuasca del San Pedro o Huachuma, si sta unendo. Si chiama San Pedro invece perché, l'Huachuma, perché per far sopravvivere questo rituale, fare in modo che comunque gli spagnoli lo tollerassero, gli hanno dovuto dare il nome di un santo, San Pietro. Perché San Pietro? Perché San Pietro apre le porte del paradiso. Ed effettivamente si può avere un'esperienza molto estatica. Con la ayahuasca è un po' diverso.
Non so mai che esperienza di sud, però insomma. Il ragazzo americano ha esagerato, insomma. Steven? Un altro ragazzo, okay. Se non era con me, purtroppo. Però questo ragazzo diceva calmati, no, calmati, e poi ha esagerato. Quindi... Sì, poi perché poi la pianta ha un'intelligenza, quindi se fai un po' lo gradasso, ti saccagno. Volevo chiedere invece il rapè. Il rapè è un'altra pianta che viene un po' più dalla zona amazzonica brasiliana, e è una miscela di tabacco e altre piante, e veniva usato dai cacciatori dell'Amazzonia per avere una apertura di visione quando si cacciava, e anche di apertura del terzo occhio. Quindi io l'ho fatta un'esperienza. Sì. Non è stata bella, cioè nel senso io sono malissimo. Infatti Velosa mi ha un po' molto bloccato sulla provare, no? Può essere che chi l'ha fatta non l'ho fatta qua in Italia, non del tutto esperto, può essere, però io sono stato, cioè del tipo non, per 3 ore non potevo muovermi, non ero in grado di muovermi, sì, ho dovuto restare lì a dormire perché non mi muovevo. Se viene fatta in maniera... Si può essere molto delicati, e se si può fare in maniera molto... Se viene inalata, perché viene sparata insufflata attraverso le narici, sì, da una parte all'altra, e può essere un'esperienza molto potente che porta al vomito. Sbandamento. Non avere più cognizioni dove sei. In senso tremolio, sudore. Quindi bisogna, secondo me, iniziare... Con il rapè in maniera molto... Ci sono anche tanti tipi, quindi... Sì, ma se... Tu hai fatto... Non sarebbe voluto con Leopoldo, no, perché è una questione di dosi. È una questione di dosi. La mia impressione è che chi l'ha fatto non fosse esperto. Dopo, a posteriori, ho avuto questa cosa. Quindi è importante la prima esperienza fare. C'è anche da dire che il rapè non è una pianta maestra, correggimi se sbaglio, almeno questo è la miscela di piante. È una miscela. La differenza è che la pianta maestra, come diceva... Tipo l'ayahuasca, Wachuma, sono piante intelligenti, nel senso che anche se tu non metti un intento, loro sanno dove andare ad agire, ok? Con il rapè invece comunque è una pianta in cui devi mettere un intento, perché abbiamo visto il tabacco, no? Se viene messo un intento, cioè il tabacco che danni fa in Occidente, poi alla fine, cioè se non viene usata con un intento di luce e amore. Quindi è importante mettere un intento, averlo chiaro quando fai questo tipo di cerimonia, e dipende tanto anche dalla tipologia del rapè, dipende... Il rapè è una miscela, c'è più erbe nel rapè? Sì, c'è il tabacco, tabacco quello puro, naturale, che ha un'alta quantità di nicotina, 10 volte delle sigarette che vengono vendute in Occidente, e più altre piante, poi dipende, la miscela dipende... dalla tradizione, dal curandero cosa prepara, ce ne sono. E anche le miscele sono tra virgolette un po' informate, nel senso che comunque uno bravo che sa farti una pezza ha anche quale darti, no? Anche per iniziare, quindi, e poi secondo me, questa è una mia modestissima opinione, ogni esperienza con le piante, qualsiasi pianta sia, è sempre diversa, nel senso che dipende tanto anche da te, da come stai, da quello che è il tuo momento, da come lo vivi, dalle tue paure, cioè dipende da tanti fattori. Io ho fatto 3 esperienze di Wachuma e tutte e 3 diversissime, che se avessi fatto per la prima volta l'esperienza che invece ho fatto la terza, avrei detto grazie, mai più e mai poi. Okay, invece la prima è stata meravigliosa e la terza devastante, perché eppure sempre quello era. Cioè, e col rapè invece ho sempre avuto esperienze meravigliose, cioè una pianta che a me mi risuona tantissimo. Quindi poi magari mi ricapita in un'altra cerimonia e oddio mi devasta. Cioè, certo. Dipende veramente da come si sta, quindi... Capisco che dici ok, no, mi sono impaurito, no grazie, mai più e mai poi, però se senti che volevo capire, no, potrebbe, non lo certo, so, uno spiraglio, no, certo, così, perché no, sicuramente sarà un'esperienza diversa. Sì, sì, sì.
Poi magari non è una pianta in risonanza con te, quindi cioè, attraverso l'esperienza. Ma è diverso, no? L'ayahuasca cioè, è un'altra cosa totalmente. Sì, 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 un'altra cosa e poi viene bevuta. Viene bevuta. Come San Pedro. San Pedro e l'ayahuasca. Ecco, queste due già mi risuonano a sensazione di più. Sì, okay. Sì. Magari trovare il modo di fare le esperienze, no, no, magari non è che alla prima, però lì per lì, ora si parla di anni fa, mi hanno lasciato. Sì, sì, può essere anche okay, traumatico, no? Sì, può essere importante, sì. Grazie. Qualche altra curiosità? Comunque siamo in conclusione. Allora, okay, questa è la comunità degli Amaro, vivono a 4.000 metri e per terra hanno queste pelli di alpaca che poi loro le tingono con piante, con colori naturali fatti con piante, oppure con cocciniglia, a volte usano per il rosso e anche con vari minerali, e sono super sorridenti. Poi gli spilungoni dietro siamo noi che ci hanno vestito. Ci hanno vestito e respiravate bene la sua con i loro vestiti. Quando tu arrivi, diciamo, dopo atterri a Cusco a 3.500, poi scendi nella Valle Sacra a 2.008, stai bene. Però poi per salire da loro a 4.000 devi stare almeno una settimana lì. Quindi, io sono stato a 3.004, a 3.004 già quando parlavo dico un po'. Sì, sì, sì. Hai bisogno un attimo che il fisico. Infatti, dicevo 4.000. Sì. Infatti il fisico ha bisogno un attimo di 5. Sì. Però sono 5. Fantastici 5. Loro e super accoglienti. Certo che c'è. Ecco, poi ecco, vabbè, adesso ultimamente abbiamo già dal 2016 abbiamo iniziato a fare di viaggio appunto a Bali, in India adesso, in Messico, perché sono varie le tradizioni del mondo che possono risvegliare dentro di noi, però il Perù rimane sempre nel nostro cuore perché qualcosa, ha un'energia molto particolare, ecco, che volevamo condividere un pochino stasera con voi. E quindi l'invito è a condividere a vostra volta la giornata di oggi con chi sentite che può avere una chiamata verso queste esperienze. Se volete, a lasciarci la vostra mail, il numero di telefono, tutti e due. Sì. E a condividere anche attraverso i libri, c'è il libro appunto di Lorenzo sull'esperienza della quarantena nella giungla, Ispirazioni per una nuova umanità, il libro del Perù visionario e quello sugli ecovillaggi, quindi soluzioni, esperienze e soluzioni dalla vita comunitaria, soprattutto italiana, e poi i viaggi mistici, quindi chi riesce a venire direttamente in Perù e vivere quell'esperienza è qualcosa di incredibile. Per i libri bisogna chiedere a Mauro. Sì. Allora io facciamo fare l'ultima canzone, Francesco. Intanto io ringrazio Mauro, Gianna, la libreria San Vemini, tutti gli amici che ci hanno seguito in presenza e anche online su YouTube, e invito di nuovo qui Francesco per... Se volete. Sì, sì. Vogliamo! Vogliamo, cioè, andiamo. Per una chiusura musicale, grazie mille. Senti, per degli eventi così... Poi se tu ci dai la mail tramite la newsletter ti aggiorno. Va bene, quella che ho fatto prima è quello l'avevo appunto imparata lì in Perù, dagli amici con cui lavoravo. Questa invece già la sapevo prima di andarci. Ed è un classico. Però a me è piaciuto. Mi piaceva e mi è sempre piaciuta tanto. Papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera, para escribir una carta a mi negra más querida. Ci vorrebbe il simbusore. La 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 la. Ay, palomita, ay, corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo.
ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo. Yes. Chai pita wanka kanaki tai purati la chiwana tai poka kampa kanaka chu waina changa kirai ki ai palomitai ai corazoncito hasta quando estare io soffriendo hasta quando estare io soffriendo. Grazie. Grazie Francesco, a Grandi. Grazie. Benvenuto e grazie anche a Paolina Petricella, grazie di cuore, grazie a tutti. E poi io ci sono per qualunque domanda, curiosità, ancora mi fermo per scrivervi una dedica anche sul libro per chi lo vuole. Grazie mille Mauro. Grazie a voi. Grazie.